Buongiorno a tutti, oggi nel ciclo di interviste per i 10 anni di sinestesia abbiamo come tema la digital transformation e abbiamo con noi l'onore di avere un grandissimo artista che è anche il più grande trasformista del mondo, Arturo Brachetti. Grazie. Benvenuto e grazie per essere con noi, davvero. Arturo, attore, trasformista, illusionista, regista di teatro, dove nasce questa passione? Dove nasce la tua passione e quale di queste definizioni è più tua? Piacerebbe essere immaginato come un fantasticattore, cioè un attore della fantasia, però non esiste, quindi Vabbè, creiamola se non se esiste. facciamo un hashtag e la mettiamo su Instagram. E invece diciamo che io ho cominciato come illusionista in seminario, perché io ero un bambino buono, quindi a 11 anni i miei genitori mi hanno messo in seminario e fortunatamente a 14 ho conosciuto un prete che faceva giochi di prestigio e lì è cominciato tutto. Quindi sono uscito dalla mia timidezza attraverso questi giochi di prestigio, questi spettacoli, poi mi travestivo per fare gli spettacoli perché ero un coro, avevo paura del palcoscenico e quindi ho imparato a giocare con i costumi, ho cominciato con 3, poi 6, eccetera, eccetera, adesso ne ho 450, quindi sono diventato trasformista dopo. E poi regista molto, molto più tardi, negli anni 90, quando hanno cominciato a chiedermi, ma invece di pensare solo alle cose tue, le pensi anche per noi? Tipo Aldo, Giovanni, Giacomo, eccetera, eccetera. Sì. Bene, bene. Ma Arturo, tu hai avuto il merito di riportare in auge appunto la grande arte del trasformismo. E che cosa rappresenta per te quest'arte in particolare? Allora, innanzitutto è un'arte italiana perché era una delle gag utilizzate nella commedia dell'arte nel 500, nel 600. E poi per me è stata una rivincita sociale questo fatto di travestirmi e fare i giochi di prestigio per dimostrare che non ero una mezza cartuccia quali altri mi consideravano. Perché in collegio, anche se era un collegio, mi bullizzavano un po', mi mettevano nel bidone dell'immondizia, prendevano in giro, eccetera, eccetera. Ero più piccolo, più magro, più sfigato. Poi a un certo punto, sai, prendi una carta, tre di picche. Oh, cavolo, come fai? E allora a quel punto, dice, diventava interessante. Ma poi il trasformismo, a parte questo, come dire, è una componente ormai della mia vita comune, no? Io mi rendo conto come tutti noi, perché noi siamo tutti un po' vittime del trasformismo, che ci vestiamo a seconda dell'occasione, no? E poi l'abito fa il monaco e l'abito dà anche proprio l'autorità ad una certa azione. Quindi anche nella vita sei trasformista. A volte esco di casa vestito da prete, vado in giro per il mio quartiere. Quando c'era l'esposizione della Sindone, ogni 3 giorni piuttosto questa parrucchina bellissima, cinematografica, che costa l'ira di Dio, che ho ciulato a Jean-Paul Belmondo, non ho proprio ciulato, l'ho presa in In eredità. prestito, Perché diciamo. io sono arrivato al Teatro Marigny di Parigi nel 2000 e prima di me c'era Jean-Paul Belmondo che faceva l'Otello. Quindi arrivo in camerino, metto tutte le mie cose, apro un cassetto pieno di parrucche. Allora chiedo alla sarta del teatro, ma scusa, queste parrucche? Oh, c'est Jean-Paul qui l'ai oublié. Bon, ok, allora ce n'era una, questa cinematografica, un po' riccia, con un po' di capelli grigi qua, proprio me la sono messa e dico, cavolo, c'ho la mia età lì, ecco. E gli ho detto, ma allora che succede? Perché questa parrucca da 3.000 euro, capito, no? Dice, ah, non lo so, verranno a riprendersele. Bon. No, 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 l'ho ciulato, ho cambiato di cassetto. Sono stato lì 2 mesi, non è venuto nessuno. Allora poi ho chiesto alla sarta e mi fa: lei mi disse: J'ai rien vu, j'ai rien vu. Allora, j'ai rien vu, c'è passé, ecco. Per te che cos'è importante? Quanto è importante l'empatia e l'inclusione nel tuo lavoro? Il rapporto che si crea tra l'artista e il proprio pubblico, no? Quanto è importante e quanto c'è di finzione anche di realtà in tutto questo? L'empatia è necessaria
a tutti i livelli, non solo in teatro o nei mestieri dove uno lavora col pubblico, perché l'empatia è alla base della nostra società. E poi cioè, è scientificamente dimostrato che noi attiviamo questi neuroni specchio dalla prima età, scoperti da Rizzolatti proprio negli anni 90, per cui noi impariamo la compassione, la generosità, tutto da piccoli, dai nostri genitori, e devono trasmettercela con le mani, con gli occhi, col fisico e non attraverso uno schermo, quindi importantissimo l'empatia. E poi l'empatia veramente smuove le montagne, perché tu sei disposto ad ascoltare un individuo che la pensa all'opposto di te solo perché è simpatico, ti è simpatico.